Ragazzi, faccio Rob Van Damme. Chi vuoi fare, Bobby o Kane? Kane! Io faccio Bobby. Moliamo un attimo la chat, che sensazioni ho per i playoff, male. Adesso non commentate, non domandate, perché adesso bisogna concentrarsi. Bella questa grafica. Adesso si lotta, quindi zitti e buoni. Pronto? E guardate. Pronto? Chi parla? Perché costume. Costume è pronto, vai destra, ma è costume. Vai destra. Destra, cioè? Se ci sono costumi. Ah, vedi? La maschera. La maschera è più bella. Sì, faccio più bello maschera. Perché il mio è brutto, per quello. Voi non l'avete scelti? Non ce l'ha. Non lo sapevate? Ecco, sì, se qualche... Ah, è già partito. Chi vincerà? Ok, perfetto. Rispiegatemi le cose qua. Non me ne ricordo neanch'io. Così fai la schienamento. Schienamento, esatto. Questo è a caso. Quindi il campione è Bobby. Chi sono io? Bobby. Quindi sono io il campione. È incredibile. Potevano fare però il recap che io sono un militare. Esatto, cazzo. Tanta roba. All my mounty. Chi era? Chi è che fa Bobby? Io. Schiaccia va. Che brutta Tinson che aveva ai tempi. Michele, se trovassi CM Punk nel letto, ci andresti a letto o giocheresti a WWE 2K22? Guarda, non ho WWE 2K22. Sì, ci vado a letto, ci facciamo due chiacchiere, non è che tutto deve sfociare sempre nel sesso, mandrillo che non sei altro. Ma sacco di letà, ma non c'è stasera. Non lo so, si era mai dato il culo però prima. Dai! È vero, scusa. Abbiamo evitato di dirlo. Schiavava così? Mettete pausa e andate sui comandi. Non c'è. Ma no, ma non serve, ma... No, Spartan, dai, fa le più belle, queste non sono belle da dire. Infatti ti hanno eliminato il messaggio, guarda un po'. I nostri moderatori... Grandi moderatori, grandissimi. Che è bello questo Cage. Un giorno organizziamo con i moderatori, venite qua, mangiamo la pizza. Clicca Pep. Io volevo vederla tutta, però. A caso, ragazzi, a caso! Vi ricordo che è un hardcore match, quindi si possono usare gli oggetti. Non ci sono. Meno male. Ci sono squalifiche. Cazzarola. Chi? Ah. Certo. Ma che ci sono gli oggetti fuori? E io come sempre non so uscire, ok? Questo mi sta già menando con la sedia, non si alza più. Ho fatto... Cazzo, non è capace Bobby Lashley di andare sul ring con lo sledgehammer. Ma cosa stieni fuori? Aia, come si fa a correre? Ah, con Y. Vediamo cosa c'è qua sotto. Con Y si corre, cazzo, non lo so più. No! Bastardo. Ma fa ma perché gira con Y? Ah. Ma Kane non corre con Y. Devo già recuperare, Cristo. Non corre? Ah, ecco. Ma cazzo si fa a portare gli oggetti su ring? Ah. Oh, ma mollami! All'arbitro le dà questo. C'è guardato l'arbitro! No, ho sbagliato! Ma no, stavo picchiando l'arbitro, è arrivato lui! Ma perché anche l'arbitro? Che ce l'hai con l'arbitro? Ma così, per intrattenere il pubblico, tanto non ci sono squalifiche. Io non mi ricordo... vabbè. Ma perché le date all'arbitro che poi non può contare? È un fatal four way questo. Che cacchio. Ma non mi ricordo come si fanno gli Irish Whip, cazzarola. Come si fanno gli Irish Whip? Salvate la mossa finale, come si fa? E soprattutto io ce l'ho. Mamma mia. Sai che Kane deve premere tenuto... B, così si prende un po'.
Così? Si riprende un po'. Ah, vedi. Kane ce la finiscere. Come si fa? Si fa la finisher? Prima devi salvare, tieni primi LB. LB quello l'altro, a sinistra. Left button. Esatto. No, no. Mamma mia. Io vorrei vedere il VAR. Ma Cristo. Ma mamma mia, ma i comandi di questo gioco sono veramente orripilanti, eh. B per gli Irish Whip. Ma vaffanculo, ancora l'arbitro in mezzo. Sì, ma bisogna usare anche tutti affaticati qua. Am I to disagree? I travel the world in the seven seas. Everybody's. Ma chi lo spiega questo? Ciao, che tre qua. Sì, vabbè, dai, cos'è? È arbitro, però. Tu! Ma che col... Ma che cazzo? Ma cosa succede? Perché continui? Tupinio sei tu, eh? Fai B. Devo andare a vedere come ci facevano gli Irish Whip, non mi ricordo più. No. No. Vabbè, Rolling Thunder rifà. Buono rotante. Raga, non mi ricordo come si fa. Caricati anche te così quando arriva lo distruggiamo. Come cazzo si fa? Vuole uscire dal ring? Ah, così. Bastardo! Almeno io sto andando a farmi i cazzi miei. Ma perché fa sempre solo questa mossa sto coglione? Non lo so. Però potresti anche farmi alzare. Ma certo, con la paura che ho. Arrivo! Quasi. Ci è mancato veramente un centimetro. Dai, alzati. Arrivo! Cioè, non può metterci così tanto però alzarsi, RVD. Dai, cazzo. Chissà se esiste il suicide dive. No. Bello. No. Oh, ma cos'è? Buongiorno! Dio! LB e A, giusto? Hai ragione. Sì, però no, ce l'avete con me voi, eh. Arrivo! Ma vaffan... Ma mi state distruggendo, eh! Mi state distruggendo! La B più LT per salvare la mossa. Sì. E per farla? In accesso! Per fare la mossa? Ti esce, eh! Ti esce! Ma io l'ho salvata! E vai lì da Kane, la fai! O da te anche! No, io sono sdraiato! All'arbitro. No. Che bastardo, scappa. Vieni qua. Sì, cos'è un...
Mi hai fatto stancare. Mamma mia, ma tutte le volte mi fai roll in tandem, ma fai qualcos'altro di più veloce, no? Premi LB per lamentarti con l'arbitro. Sì, comunque secondo me hanno ragione in chat. Premi qualsiasi tasto, ma intende un tasto qualsiasi, non qualsiasi tasto, perché ne basta uno. Comunque sto figlio di sto coso LBA non va. Ma che non sta a stare in piedi? Arbitro! Sì! No! Arbitro di merda! No! Ancora roll in tandem mi fa. E non è servito meno male. Ho decapitato l'arbitro. No, ancora. No, non c'è l'arbitro tanto. Cos'è quello? Ma lasciami! Ce l'ho fatta! No, sì, ce l'ho fatta. Comunque è RB, non LB. Vedi? Tutta sera che provo LB. Dio, decaldio. Evanculati. vaffan, brodo. Bastardo. Dai, mio, è stanchissimo, non si alza più. Che cazzo stiamo parlando? Di RVD. Devo caricarmi. Ma però, oh cazzarola! Ma cosa fai tu? Io voglio cedere l'arbitro. Ma non riesco. Oh. Ecco, adesso arriva lui, cazzo. No, ma di là, Dio! No, no, come si fa a fuggire? Tanto non c'è lo schienamento. Ma l'arbitro ha i baffi bianchi o ha bevuto del latte? Del latte. Come fai a vedere da qua se hai i baffi bianchi? No, perché gli vedo una tonalità bianca qua sulla bocca. Saranno i denti, starà sorridendo. Basta! Porca. Basta! Lasciami in pace, guarda che c'è! Tartufo! No! Oh! Volevo buttarti di là, Cristo! Non sa più neanche scappare questo. No, non si regge più in piedi! Cazzo che bastardi! Ma picchiatevi tra voi intanto! Ah, che arriva, guarda che arriva! Certo! Arriva per darmene ancora anche a me. Io non sono capace a schiantare sul carro di commento. No! Ai 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 ai! Aspetta! No, ce la fai! Attenzione, RVD vola! Vola ma, il paletto! Ma veramente? Devo averla finisce, quella finisce. Che non salta giù questo? Faccio così, io prendo la cintura, che è già mia, e me ne vado. Vattene da qua! Dai, fai esulta! Fai esulta, dai! Ma perché devi distruggermi così che non mi reggo più in piedi? No, no, fammi finire, fammi finire! Bastardo! No! Oh! Dove stracazzo va quello non là? Non lo so, non si ferma più. Perché non si ferma più? Dove vai? Cazzo che corsa che ha Kane. No, infatti c'è già... che cazzo. Che idiota di uno. Cioè, però io faccio fatica a vedere il ring. Cioè, anch'io. C'è un piccianaio proprio. Abbiamo pagato il biglietto quello più meno costoso. Quello più lontano meno costoso.
Ma Peppe, ma vieni qua o stai lì? Lasciami recuperare perché se arrivo lì sono già stanco. Ah! E non si regge in piedi, Kane? Non si riesco a ricevere almeno una... una stracazzo di finisher. Oh! Che roba! Stavolta vola! Sì, però orvi di puttana, Eva, ma non sai lanciarti bene da questo cazzo di paletto. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Cristo! È arrivato un pubblico, io arrivo. Stavi là! Stavi là! Ma è arbitro, adesso! Schiaccia, Pep! Caputtana. No, io alzati! Vede, ma Marchino non ha una resistenza, cazzo. Non ha una. È appena arrivato, non sta già più in piedi. Ai, cacchio! Però uno non può dormire così, Ho sbagliato! Ancora! Dai, buttalo contro il paletto che adesso si fracassa. Buttalo sopra là che c'ho la finisce. Mi faccio la. Cucino. No! Finalmente! No, Pep! Devi salvarmi qua! Ma eh, certo! Devi salvarmi qua! Perché devo salvarmi? La schiena vince lui! No, non vince! Come no? Cazzo, stai io a guardarlo, però schiaccia! Ma è inutile! È un orto! Filata là! Non schiacci un cazzo! Vai! Ma ero morto! Ma ho capito, ma ti abbatti già così! Schiaccia a caso, continua che vedrai... Quante soddisfazioni stasera! È uscita pure la mega scritta sopra! Hanno indovinato il pronostico! Hanno fatto il pronostico! Ah, ok! Mi hai detto così, Bobby Leslie! Quindi Bobby Leslie! È durato troppo il match! Hanno fretta! Cazzo! Che match di merda! Vabbè, ma non è stato così bello? È di merda perché hai perso tu! Alla fine sono riuscito anche a fare la finisher, basta, fine! Oh, finisher vince solo proprio! Vince... Perché sono grigi? Ah! Perché sono quelli già fatti! Perché sono un po' anziani. Andiamo avanti. Tag Team Championship Match. Chris Benoit e Chris Master. Il team Chris and Chris contro Undertaker. Ma stavolta non è più in coppia con Kane. Ma è in coppia con Kurt Angle. Quindi dico che... I Chris. Kurt Angle e Taker. I Chris. Undertaker e Kurt Angle nuovi campioni di coppia, ragazzi. Match 5, Melina contro Torrie Wilson, match proprio così. Melina. Torrie e main event, Batista contro Randy Orton nello Steel Cage, rivalità per il titolo. Chi è campione? Massimi. Randy Orton. Batista. Orton. Randy Orton rimane campione. Un bel pay per view secondo me. Ma sì, dai. Più 200.000. Come conosco questo gioco? Come conosco il gioco io, signori? 4 stelle, ragazzi. Bello, bello, dai. È stato 4 bello. Stelle. Secondo me il nostro pay per view, cioè il nostro match, ha fatto tante stelle. Backlash ha creato una serata emozionante nello sport spettacolo. Il match della serata preferito dai fan è stato quando Randy Orton ha strappato la vittoria in una lotta molto combattuta. La pay per view ha avuto un indice di ascolto del 3.5 star. Il titolo del campionato mondiale a coppie è stato vinto da Undertaker la settimana scorsa nel corso di un match che ha avuto sia sorprese che momenti attesi, o meglio momenti auspicati, uguale, sempre uguale questo. Del nostro match non ne parla. Ah, ecco. Il campionato del mondo... Vabbè, questo qua è vecchio. Il titolo era a rischio, ma chi lo deteneva ce l'ha fatta. Ci sono stati momenti nel match in cui sembrava che il titolo potesse passare di mano, è stata una battaglia dura, ma Randy Orton ce l'ha fatta a difendere il titolo. La superstar vincitrice del campionato WWE non intendeva mettere fine al suo regno questa settimana. Quando dovrà difenderlo la prossima volta? In un'altra serata emozionante di azione del WWE, Bro di Bobby Lashley ha fatto il suo ingresso con un obiettivo in mente: vincere. Nessuno ha potuto dire, comunque. Esatto, fare qualcosa per cambiarlo.
Questo match hardcore era una vittoria destinata a questa superstar. Ai fan è piaciuto il match, che ha anche ottenuto un bel 3.5 star, direi che è il meno. Sì, però sono passato in testa qua. Vabbè, e comunque a Judgment Day mi riprendo la mia rivincita. Quelli che mi mancano te li riprendo, va. Beh, allora è un bug enorme perché... No, noi dobbiamo vincere le settimane, perché i pay-per-view più o meno si equivalgono. Cioè, si equivalgono è come non averli, quindi... Io ho capito, però lui adesso inizia il controllo che è in vantaggio di 200.000 spettatori. No, va bene, noi adesso ci dobbiamo segnare... Bisogna vedere, facciamo meno. Bisogna segnare la partenza e alla fine si sottrae. Ciao, anche no. Lascia stare. Pensate, ieri eravamo in Italia e oggi siamo in Irlanda, pensate un po', eh. Vabbè, non tenere conto di quei 200.000 a fine mese. Esatto. Vabbè, ma ti vengono iscritti, non tenere conto. Noi dobbiamo seguire lì, eh. Vero, qua sale per forza. Ma sì, ma guardate che comunque era così anche l'anno scorso. Però è giusto così, esatto. Anche perché, in teoria, tu a fine mese c'hai il tuo... Quello che ho appena detto. E vediamo come va. I pay per view si equilibrano. Bisogna vincere le settimane. Volevo andare a vedere. E poi vediamo se ha finito di scaricare. Rivalità. Questa è rimasta perché l'avevo fatta fino a. Ah no? Sì. Sì, l'ennesimo bug. Non dovrebbe più esserci. E basta che non gli fai fare la rivalità, finisce. Ah, andiamo a vedere il roster se c'è qualcuno che si lamenta. Vedete che dopo il pay per view è soddisfatto, il morale cambia. Più felice. The Rock cos'ha? Di là. E il GM, che ne dici di un match per il titolo? E tu il GM? Ah, perché adesso sono io. Sì. Certo! Sì. Vabbè. Cioè, vedi di soddisfarli, non farli andare via. Anche Ric Flair. Guarda cosa mi dà qua adesso. Certo, adesso ti lamenti. Immagino anche Kane. Ho perso tutte le settimane. Deve vincere. Se perde Kane mi suona il telefono, anzi mi arriva una mail. Non rispondere. Mi raccomando. Chissà se anche qua c'è il punto esclamativo. Mi raccomando. Vorrei scoprirlo. Quindi ragazzi. Vorrei scoprirlo. Quindi. Ragazzi. Quindi ragazzi! Sì, esatto, quindi. Ragazzi, quindi. No, volevo andare in orco porco, non rapporti, non, grafico. Non. Quindi ragazzi, la Road to Backlash finisce qui. Come facciamo? Purtroppo. Vedi che ci sono le colonne. Ecco, perché è ogni fine mese. Arriviamo lì alla fine. Non possiamo arrivare a fine mese. Perché c'è. Porco cane, perché c'è lo show del 29, ma io sono già nel mese dopo. Invece io farei così me lo seguiamo quello. Non vedi ha ogni senso. Linea bianca, arriviamo no, lì. È ogni pay per view, è più giusto come dico io, credimi. La riga bianca è alla fine mese. Ascolta, quel pay per view qua lo contiamo. No, è giusto, sta, se no non finiamo più. Okay. Ma io invece seguirei le linee bianche lì. Tanto no, perché tutte... in questo mese tu fai uno show in più e guadagni di più e non è giusto. I show devono essere giusti. Devono essere pari. Sennò è ovvio che uno vince. Le settimane, i mesi non sono di 28 giorni. Anche perché sono non di 31. Puoi. Devi simulare per forza due alla volta. Appunto. Ma poi vedi che i pay per view là, quelli con la freccia, sono spostati. E la Royal Rumble è la terza settimana di gennaio, allora se è per quello. O SummerSlam è la prima settimana di agosto. E poi non ci sono tutti quelli. Quelli sono i Big Four. Sì, gli altri non insegnano, ma noi facciamo dove c'è la riga bianca. Sì, va bene. È più bello. Pep, devi prendere Booker T. Sì. Quindi ragazzi, la Road to Backlash finisce qui. Non so come devo passare il controller a Pepino. Non so come. Non so, non io so come perché, ma devo darlo a lui. Non so io perché. Quindi, fino a, come abbiamo detto, al... 24 avrà il controllo Pepino. Toglie
Quando arriveremo a 24. E poi non capisce il perché deve dare il controllo a Pepino. No, Pepino. Sì, ma non sai più parlare ormai. Adesso devi rilassarti. Dimmi se ho capito bene. Quando arriviamo al 24, togliamo i 200? No, i 200. O li togli, sì, o li togli dopo il 24 o aspettiamo il 26. Io farei il pay per view. Allora facciamo, allora doveva farlo Pepino il pay per view. No, perché lo devo fare io, è mio. Sì, sì. Ma devo farlo Pepino. No, ho sbagliato. Quindi Pepino rimarrà fino al 26. Sempre sì, no, sì. Rimarrà fino al 26. Com'è no, che rimango sì, io sono fuso, puttana Eva. Se perdi tu questa settimana, e questo mese lui prende. Se perde lui, mi ritornerò. Certo. Ok, non mi ricordavo più. È giusto, è un gatto che si morde la coda. Quindi, ragazzi, settimana prossima inizia la Road to Judgment Day. Non vedo l'ora. Con che è il pay per view di SmackDown. E ci sarà Pepino al controllo di Raw. Speriamo che Pepino non faccia macello. Ascolta, pensa. Guarda di te che gli devi cedere il controller. Figa merda. Quindi ragazzi, per oggi è veramente tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale se non, l'avete ancora fatto. Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, le live qui su Twitch o i commenti qui sotto su YouTube se volete semplicemente complimentarvi con me, che sono il general manager del mese. Ricordo sempre il Resimi Italiano che ripartirà il 21 di questo mese davvero con i nostri show dell'FCV. Mi raccomando, per chi è della zona, venga a vedere, solo per anche per vedere noi due, perché Michel non ci sarà, e soprattutto per vedere che tipo di spettacoli vi aspettano, perché c'è tanta roba e ci sono anche grandi novità. Per oggi è tutto, dall'Artevice, Jack. Lo specialista, Michel. Valeremita Pepino. Alla prossima. Ciao, belli. Arrivederci.